Accelerare senza indugio la somministrazione delle terze dosi per contrastare la pandemia dei non vaccinati e far completare il ciclo primario a chi ancora non avesse provveduto. Con una circolare inviata alle regioni, il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, indica la strada da percorrere nelle prossime settimane contro la pandemia. Le motivazioni sono da ricercare nell'aumento della curva epidemica registrata in ottobre e nell'arrivo della stagione delle malattie respiratorie. Non solo, Figliuolo chiede alle regioni di organizzarsi per tempo per un probabile allargamento verso Natale dell'offerta vaccinale alla platea 5-11 anni. Nel frattempo, segnala il monitoraggio della Fondazione Gimbe, negli ultimi 7 giorni sono aumentati i ricoveri e le terapie intensive, mentre sono calati quasi del 40% i nuovi vaccinati. Risarcimenti diretti obbligatori anche per le compagnie assicurative straniere. Stop ai servizi di telefonia premium senza consenso esplicito degli utenti. Gare per l'installazione delle colonnine di ricarica e poi un elenco di attività che non avranno più bisogno di autorizzazioni per partire. Sono le novità contenute nel DDL concorrenza messo a appunto dal governo, una serie di misure che però non comprendono quelle relative alle concessioni balneari e agli ambulanti. Su queste infatti il governo non è riuscito a trovare una sintesi. Niente liberalizzazioni quindi, ma solo una mappatura in vista di una futura riforma. Saltata anche la norma che avrebbe consentito ai notai una maggiore mobilità, permettendo loro di operare su tutto il territorio nazionale. Tensione altissima nella Lega, dove lo scontro tra Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti è ormai alla luce del sole. Da una parte il ministro dello sviluppo economico che sogna Draghi al Quirinale e una Lega più europeista. Dall'altra il segretario che accelera la formazione di un nuovo Eurogruppo con i premier sovranisti di Polonia e Ungheria. Salvini intanto promette una grande assemblea programmatica da tenersi entro la fine dell'anno. Sogna un plebiscito e assicura che non ci sarà nessun processo a Giorgetti. Nel centrodestra però più di qualcuno strizza l'occhio al ministro. Alla Lega, dice il sottosegretario di Forza Italia Giorgio Mulè, occorre una svolta, come Fiuggi per AN. Cresce l'incertezza e la preoccupazione per la Whirlpool di Napoli. In 48 ore sono arrivate 2 brutte notizie per gli operai di Via Adige. Ieri la multinazionale ha fatto partire le lettere di licenziamento per 320 lavoratori. Oggi si è pronunciato il Tribunale di Napoli, che ha rigettato la tesi di FIM, FIOM e WILM, escludendo il comportamento antisindacale della società americana. Via libera dunque ai licenziamenti. I lavoratori hanno risposto con 2 ore di sciopero al sito di Cassinetta e un'assemblea a Napoli. Il segretario della FIOM Campana, Rosario Rappa, assicura che la lotta dei lavoratori continua e l'obiettivo è sempre quello di tornare a produrre nel sito di Napoli con tutti i lavoratori occupati. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.